ultimo punto del problema, volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse Y della regione di piano compresa tra il grafico di H nell'intervallo 0,3 e l'asse X. Prima avevamo visto che la funzione HX, cioè la funzione integrale, era formata da archi di parabola di apertura con coefficiente più un mezzo e meno un mezzo, le cui espressioni analitiche erano x quadrato mezzi tra meno 1 e 1, e invece 1 meno x meno 2 al quadrato mezzi tra 1 e 3, dal momento che era lo stesso arco di parabola di prima, traslato a destra di 2, sollevato di 1 e rovesciato con il segno meno. La regione di piano che ruota attorno all'asse Y è questa qua sotto, compresa tra il grafico di H e l'asse X nell'intervallo 0,3. Il modo più rapido per ottenere il volume di questo solido di rotazione è di sommare, cioè integrare, tanti gusci cilindrici di altezza pari al valore della funzione, quindi H. Qua per esempio H uguale 1/2, avendo scelto questo punto per fare l'esempio. Poi questi cilindri hanno spessore dx e l'area di base di questo guscio cilindrico è l'area di questa sottile striscia circolare di spessore dx, che ha lunghezza 2π greco rr il raggio, e il raggio coincide con x. Qua per esempio x uguale 1 in questo disegno. Quindi 2π greco x dx ci dà l'area di base del cilindro cavo, cioè di questa striscia sottile di forma circolare, e h di x ci dà l'altezza di questo cilindro. Il prodotto della base cava per l'altezza ci dà il volume, e x deve essere compreso fra 0 e 3. Bisogna dividere l'integrale in due parti, tra 0 e 1 e tra 1 e 3, perché la funzione h di x ha espressioni diverse. Chiamo I1 questo primo integrale, I2 il secondo. I1 è un integrale immediato, è in pratica l'integrale di x al cubo, x alla quarta quarti, da calcolarsi fra x uguale a 0 e 1, 1 ottavo. I2 è l'integrale di questa funzione che è x che moltiplica la parabola, questa parabola con la concavità in basso. Quindi l'integrale I2 è l'integrale di un polinomio di terzo grado. Si tratta di integrali tutti immediati e alla fine il risultato di I2 è 16 terzi. Quindi ritorniamo al volume del solido di rotazione, 2π greco I1 più I2, 2π greco 1 ottavo più 16 terzi, risultato 131 dodicesimi π greco.